ha mai smesso di guardarlo negli occhi. Da quando è entrato nella sua stanza, non si è allontanato un istante da lui. Lo ha accudito come se fosse un bambino. Adai e Isaac, due fratelli che si rincontrano in una triste stanza di ospedale a Bisaccia. Erano da poco passate le 12 quando Isaac, accompagnato dalla polizia di Ariano, è giunto in Alta Irpinia. Un'accoglienza calorosa da parte della gente che in quel momento stava manifestando pacificamente in difesa dell'ospedale. Nel reparto di lungodegenza non è mancato il calore dei medici ed infermieri che da 2 anni stanno accudendo amorevolmente il giovane ghanese ricoverato in uno stato neurovegetativo. Isaac ha tentato in qualche modo di stimolarlo parlandogli nella loro lingua. Adai ha più volte sollevato la testa quasi a voler dire qualcosa e a ringraziarlo per la sua presenza. Accanto ad Isaac, Lucia Cafazzo e Pascal Melchionna, i due angeli di Bisaccia che hanno preso a cura la triste vicenda fino a sensibilizzare l'opinione pubblica. Lacrime tra i due al momento del distacco. Isaac che si allontana lentamente da quella stanza mentre Adai continua a fissarlo con lo sguardo profondo, sicuro di rivederlo ancora. Yes. Adai is my father's son. Adai è venuto in Italia per motivi politici nella sua terra. Quando è venuto in Italia non ha trovato lavoro, ha incontrato comunque molte difficoltà. Un giorno, mentre stava aiutando un trasporto di alcune bevande, è inciampato e ha battuto la testa. È stato portato in un ospedale a Pozzuoli, dove le condizioni sono state subito riconosciute come gravi, e da lì è stato trasportato in vari ospedali in Benevento, dove ha avuto interventi più importanti da un punto di vista clinico, e dopodiché è stato spostato a Sant'Angelo nella struttura riabilitativa ad Ognocchi, e al termine è stato portato a Bisaccia. A Bisaccia sono 2 anni che sta in questa struttura, il 27 ottobre sono 2 anni. Il suo calvario negli ospedali dura all'incirca da 3 anni. Isaac, tu non lavori? No. Vuoi fare un appello? Sì. Non ho lavoro. Every time we are get for... Lui non ha lavoro e non può aiutare Adai e la sua famiglia che vive in Ghana, la moglie e i suoi 4 figli, e quindi vorrebbe lanciare un appello affinché qualcuno si attivi per poter aiutare la famiglia a raggiungere Adai. Emozionata Lucia Cafazzo, è stato un momento molto toccante. La prima sensazione che ho avuto all'arrivo di Isaac è stata quella di stringergli la mano, di farlo sentire subito a casa, in mezzo a noi. Ho notato in lui una tenerezza unica e soprattutto una grande sensibilità d'animo. Il pensiero di Pascal Melchionna, leggevo negli occhi tremanti di Adai le parole che la sua bocca non riusciva ad esprimere. Tutto ciò mi ha dato ancora di più la forza di continuare affinché Adai possa ricongiungersi con la sua famiglia. Ci attiveremo ancora di più per trovare tutti i canali necessari per far sì che tutto ciò possa accadere, anche attraverso gli aiuti che la gente vorrà darci, sia materiali che non. Siamo convinti che la solidarietà del popolo irpino si farà sentire forte anche in questa circostanza.